up Sigiliano. All you calabresi do the mumble like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo italiano, try an enchilada with the fishy baccalà. And a mambo italiano. La giornata si apre con un ballottaggio: Giuliano Amato o Enrico Letta. Il terzo incomodo, Matteo Renzi, è già fuori gioco dalla sera prima. Il tempo passa, Napolitano tace e nell'attesa arriva la bordata preventiva di Angelino Alfano. Serve un governo, non un governicchio. E quando tutto lasciava pensare che l'incarico sarebbe andato per la terza volta al veterano dei momenti difficili, Napolitano gioca la carta del rinnovamento. Ospitiamo Enrico Mentana per darci una notizia. Prego, Enrico. Alle 12.30 Enrico Letta al Quirinale per ricevere l'incarico. Pochi minuti ed Enrico Letta sale al colle. Il primo atto da presidente in pectore lo fa arrivando da solo al volante della sua auto e poi davanti ai microfoni è visibilmente emozionato. La mia sorpresa stamattina nel ricevere la telefonata del presidente del Consiglio è stata pari al senso di profonda responsabilità che questo incarico mi fa sentire sulle spalle, che mi impegna. Le motivazioni dell'incarico a Letta le spiega poco dopo lo stesso Napolitano. La mia scelta è caduta su di lui, tenendo conto del fatto che, pur appartenendo egli a una generazione giovane, anche secondo i precedenti e gli standard italiani molto giovani, ha già accumulato importanti esperienze. Il primo scoglio è superato, ma il difficile arriva adesso. Molti veti incrociati e molto poco tempo per trovare la quadra. Brunetta chiede tanti ministri quanti sono i punti essenziali del programma del PDL, cioè 8. Ma la partita più dura per il presidente incaricato è quella che gioca in casa. I paletti che il PD non ha imposto a Napolitano sono stati piantati davanti a Enrico Letta. La paura è quella di un governo per nulla di scopo, troppo politico e troppo lungo, troppo ingombrante, insomma, per arrivare alle elezioni dell'anno prossimo. Nel 2014, infatti, si voterà per le europee, per eleggere molti sindaci, compreso quello di Firenze, e forse, chissà, persino per rieleggere questo strano Parlamento senza maggioranza. Quel giorno gli alleati di governo saranno tutti avversari nelle urne. E intanto quello che è rimasto fuori, Beppe Grillo, capo del Movimento 5 Stelle, fa già campagna elettorale. Allora, buongiorno, buon 25 aprile, buona festa della Liberazione. Noi siamo qui stamattina, nonostante sia festa, perché sono giorni troppo cruciali e concitati per non provare assieme a capirci qualcosa in più. Ieri giornata cruciale, l'incarico Enrico Letta, l'abbiamo vissuto qui in diretta, ma diciamo che ancora ci sono moltissime questioni aperte di cui sarà bene oggi discutere. L'incarico a Letta è la seconda tappa dopo la rielezione del presidente Giorgio Napolitano di un percorso possibile, ma ancora pieno di ostacoli e difficoltà. Naturalmente il gioco che è partito adesso è quello del Toto Ministri, che però è un gioco importante perché dai nomi che verranno poi indicati capiremo qualcosa in più su quello che sta succedendo. Prima di arrivare ai ministri, prima di sentire il parere dei miei ospiti, però forse è bene sapere un po' di più chi è Enrico Letta, questo ragazzo di 46 anni, che in Italia è giovanissimo, che è stato chiamato a guidare il paese in un momento così complicato. Guardiamolo. Enrico Letta arriva sulla soglia di Palazzo Chigi a 46 anni, 8 mesi e 4 giorni. Più giovani di lui alla presidenza del Consiglio solo Amintore Fanfani e Giovanni Goria. Ma nonostante la tenera età, almeno per gli standard italiani, Letta si avvicina al traguardo con qualche anno di ritardo rispetto alle attese di molti. Ministro 32enne delle politiche comunitarie nel primo governo D'Alema, l'anno successivo prende il posto di Pierluigi Bersani al Ministero dell'Industria. Nel 2006 entra con Romano Prodi a Palazzo Chigi, il professore e il capo del governo. Letta diviene sottosegretario alla presidenza del Consiglio, incarico che riceve dalle mani dello zio Gianni. Le stesse mani in cui lo riconsegnerà 2 anni dopo, quando Berlusconi ritorna per la terza volta a Palazzo Chigi.
Accanto alla carriera istituzionale, Letta ha sempre curato sia la ricerca politica che la vita di partito. È segretario generale di AREL, il centro studi fondato da Nino Andreatta, leader dei democristiani di sinistra e padre politico di Romano Prodi. Letta è fondatore a sua volta delle associazioni 360 e Vedrò. Quest'ultima è diventata da anni luogo di incontro per una nuova generazione di politici, rigorosamente bipartisan. E chissà se più che dai saggi, il primo governo Letta attingerà dalla mailing list di Vedrò. Ma Letta, il più vecchio dei giovani politici, viene da una storia antica. I partiti sono la sua casa naturale. È stato presidente dei Giovani Democristiani Europei, vice segretario del Partito Popolare Italiano, candidato alla segreteria del PD nel 2007 e vice segretario del partito dal 2009. Incarico ricoperto fino a una settimana fa, quando si dimette con tutta la segreteria dopo l'affossamento della candidatura di Prodi alla presidenza della Repubblica. Da sempre in lotta contro quell'aria un po' da bravo ragazzo, rivendica di non essere mai stato il primo della classe e confessa la sua passione per Dylan Dog. Avrei voluto essere come lui, intelligente e molto corteggiato dalle donne. Per ora deve accontentarsi di essere corteggiato, molto corteggiato dai partiti, quelli che gli hanno consegnato il centro della scena dopo una vita da numero due. Una scena contesa fino all'ultimo da due toscani come lui, Giuliano Amato e Matteo Renzi. Voglio confermare che insomma questo rapporto tra di noi è un rapporto che io spero sarà molto utile anche per aiutarmi a individuare le modalità migliori per parlare al paese. È contrastata aspramente da un'altra toscana, tanto spigolosa e burbara quanto lui è affabile. Vorrei che il vice segretario del mio partito in questo momento stesse impegnato nel mio partito. L'opposizione della Bindi per il momento è solitaria, ma tra le sfide che attendono il presidente incaricato, la più gravosa forse è proprio questa: dare una mano da Palazzo Chigi a tenere assieme la complicata galassia piddina. Allora, su quello che accadrà nel PD dopo l'arrivo di Letta a Palazzo Chigi ci arriviamo fra un momento. Prima però voglio sentire subito da Gianni Riotta, benvenuto Gianni. Ciao. Che arriva dall'America, quindi forse ha uno sguardo un po' più fresco del nostro. Io sono qui da due mesi, dal 25 di febbraio, tutte bocca le mattine a parlare di questo, quindi sai, comincio a essere un po' confusa. Casomai tu, vedendolo dall'esterno, l'incarico a Letta, secondo te, è l'inizio davvero di un nuovo corso? Guarda, mi ha colpito stamattina una cosa prima di te e... L'incarico a Letta era la notizia più letta sul sito del Financial Times. Tra tutte le possibili, ovviamente oggi è una giornata di lavoro come tutte le altre nel resto d'Europa, tranne anche da noi che da Liberazione, è la notizia più letta. Ci sono varie difficoltà ancora in borsa, varie difficoltà politiche. Quindi vuol dire che l'Italia conta, quindi vuol dire che la crisi politica italiana conta se tutto il mondo e la classe dirigente del mondo la sta guardando. Può essere un passo importante, dobbiamo vedere che succede con i ministri. Ho sentito che c'è malumore non solo nella base del PD, ma anche nella base del PDL, che non tutti sono. Ieri ho parlato con alcuni parlamentari del PDL, erano un po' malmostosi. Vediamo che succede. Certamente sarà difficile sabotare il tentativo Letta, anche perché l'alternativa, come dice il Presidente Napolitano, Napolitano ha detto chiaro e tondo, non c'è l'alternativa. No, però è anche vero che Letta ha detto non farò un governo a tutti i costi. Io quello che voglio capire... dall'esponente del PD, da Amendola, è proprio questo: quali sono i costi che non si possono pagare per fare questo governo? Beh, io capisco il gioco dei toto ministri e quindi anche delle richieste che vengono dai partiti per esponenti, per personalità. La cosa che più mi spaventa in queste ore invece è il toto richieste sul programma. Bisogna cancellare l'IMU, bisogna fare questo. Se noi ci troviamo in questa condizione emergenziale, come ci ha ricordato il Presidente... Però, caro Amendola, questo titolo del giornale secondo me appunto è il punto, perché se il PDL ha preso i voti che ha preso, sì, mandando una letterina agli italiani in cui diceva vi restituiamo l'IMU, adesso effettivamente per loro quello è un punto rinunciabile, io me ne rendo conto. Io penso che il Presidente della Repubblica, in un discorso che nella storia della Repubblica passerà come quello più franco e diretto ai partiti che sedevano in Parlamento, ha detto la campagna elettorale è finita, bisogna dar vita a un governo per portare fuori l'Italia all'emergenza. Ora, il toto ministri fa parte del gioco, il toto proposte credo che di fronte a uno sforzo così difficile che tutti i partiti responsabilmente devono fare sia molto rischioso. Noi crediamo nella proposta che ha fatto il Presidente della Repubblica. Enrico Letta si è messo al servizio. Le posso fare un'obiezione da cittadino?
A me mi interessano molto più le proposte dei ministri. Cioè, a me mi interessa capire questo governo cosa farà, non più che capire... Cioè, il toto ministri è un giochetto per addetti ai lavori. Il toto proposte vuol dire cosa si impone di fare questo governo davvero subito per questo paese che è in ginocchio. Perché se siamo arrivati alle larghe intese che dalla parte vostra nessuno voleva, diciamoci la verità, è perché questo paese è in ginocchio e vanno fatte alcune cose subito. Quindi il fatto di dire partiamo dai punti forse è sensato, no? È sensato, però non è sensato nel momento della formazione di un governo che deve fare anche i conti con quello che trova e quelli che sono anche i conti dell'Europa. Io credo che le priorità siano due. Uno, aprire, come abbiamo fatto anche nell'ultimo Consiglio d'Europa. Scusatemi, soltanto per dirvi che a Palazzo Chigi ci sono le consultazioni in... No, alla Camera, pardon. Ci sono le consultazioni in corso. Enrico Letta sta incontrando i vari gruppi. C'è stato Fratelli d'Italia che è uscito qualche minuto prima che noi cominciassimo. Ora ci sono le autonomie che stanno parlando. E, però io andrei avanti con la discussione. Quando poi ci sarà il momento di scelta civica, che invece è un po' più rilevante, fine la formazione del governo, ci ricolleghiamo. Pardon. No, dicevo, il primo punto secondo me è continuare in questo negoziato a livello europeo. Nell'ultimo Consiglio Europeo si è sbloccata una mini golden rule che fa sì che 40 miliardi possano essere date alle imprese che sono creditrici per lo Stato. Questo governo deve continuare in Europa a uscire da questo circolo vizioso dell'austerità che ci massacra. E secondo punto, subito manovre che diano forza alle imprese, forza al mondo del lavoro. Però per fare questo, oggi ognuno potrebbe fare il decalogo, gli 8 punti della nostra campagna bisogna elettorale. Bisogna partire, dice lei. Bisogna partire, bisogna lavorare seriamente, perché il Presidente della Repubblica... E lo conosce bene, no, Enrico Letta? È stato secondo in lista dopo di lui... Io ero secondo, sì, era in candidato campagna. In campagna. Sì. Esatto, che dice? Portiamo fortuna. È un uomo... È solido, alla fine se la porta a casa questa squadra di governo. Enrico Letta è uno di quelli del PD che ha il vizio di non parlare per posizionamento, parla per il merito delle questioni, non cerca la notizia d'effetto, cerca sempre come risolvere i problemi. Sono pochi nel PD, dice lei ormai. Ma in questo periodo sì, diciamo no, che stiamo dando pochi. Prova abbastanza assurda di noi, però usciremo fuori e credo che il suo tentativo sia anche allora, fatemi su questa sentire scia. Un momento Dorina Bianchi, perché oggi ho letto un'interessante intervista di un economista importante che è Rubini, che parlando dell'Italia dice qui il problema vero è che Berlusconi prima o poi stacca la spina, perché lui alla fine c'ha in testa le elezioni, cioè come a dire Berlusconi è uno scorpione, prima o poi... Punge. Rubini, sì. L'ha fatta Rubini. Ha ragione Riotta, si occupano di noi anche. Quello da New York si è messo ad analizzare il governo italiano. Credo che l'Italia poi se abbia un posto di rilievo nel mondo, insomma, se non altro per il Made in Italy. Berlusconi è noto tutto il mondo. No, non tutto il mondo. Molte volte non positivamente. Ora sta in Texas. Diciamo, però, devo dire che adesso sta a Dallas, è stato l'unico a essere invitato degli esponenti italiani, quindi è anche noto, non soltanto in negativo, ma anche che Berlusconi è andato a trovare George W. Bush, che inaugurava questa Presidential Library, che è una libreria museo che ricorda i suoi 8 anni di presidenza. Esatto. Unico. Però io non dall'Italia... voglio essere faziosa, nel senso che non voglio assolutamente andare. Però forse Riotta poi ci spiega se questo invito di Berlusconi vuol dire qualcosa. Vabbè. Il rapporto tra Berlusconi e Bush figlio è stato sempre importantissimo, perché non dimenticare mai che la campagna elettorale che Berlusconi perde nel 2008... Bush lo invita a fare un discorso in primavera davanti alle Camere unificate, sia Camera che Senato, che è un onore rarissimo, rarissimo concesso ai leader stranieri, ma veramente è, nell'inquadratura famosa si vede Obama distratto che non lo ascolta, però certamente con Obama le cose sono andate meno bene, diciamo, nel curriculum di Berlusconi quello è uno dei momenti positivi, diciamo. Insomma, speriamo che comunque continui, perché Berlusconi comunque rappresenta l'Italia all'estero, quindi io non sono sempre contraria a essere faziosa quando un nostro rappresentante comunque è in un paese straniero, credo che sia sempre un motivo di orgoglio, che un motivo di orgoglio. Cioè, l'esempio però, del fazioso, non ho capito. Ritornando invece in Italia. Io credo che... Ce l'ha le elezioni in testa Berlusconi, a breve o no? No, Berlusconi assolutamente no, nel senso che noi siamo stati i primi che nel momento in cui ci siamo resi conto che nessuno aveva vinto queste elezioni, abbiamo detto facciamo un governo che sia un governo forte, che sia un governo politico, che sia un governo che duri e che sia un governo che sia in grado quindi di dare delle risposte. E su questo...
Noi siamo cresciuti nei sondaggi, perché io sono d'accordo a non fare il toto ministro, ma invece non sono d'accordo sul fatto che noi non dobbiamo parlare delle proposte. Perché se noi siamo cresciuti in questo periodo è perché abbiamo detto delle cose chiare agli italiani. Abbiamo detto quello che dovevamo fare, sì, da subito. Sì, bisogna vedere se erano fattibili. Chiaro, erano chiarissime. No, no, vi ridiamo l'IMU, è stato un messaggio sono fortissimo. Sono fattibili perché l'IMU significa 4 miliardi di euro, che sono facendo dei tagli alla spesa pubblica, per esempio, sono possibili. Sono tutte lo sa però che per esempio fra qualche giorno scade la cassa integrazione straordinaria e bisogna mettere 2 miliardi di corsa sul tavolo, il paese è pieno di problemi. Di cui una parte è già stata messa e di cui un'altra parte va trovata. Però voglio dire, noi abbiamo presentato gli 8 disegni di legge che sono tutti motivati, cioè motivati e su cui ci sono le coperture. Quindi non stiamo parlando di aria fritta o non stiamo facendo una campagna elettorale. Noi siamo in un momento in cui ci rendiamo conto della necessità di dare un governo al Paese. Abbiamo noi per primi chiesto a Napolitano di fare questo sacrificio per il Paese. Quindi mi dice una cosa, poi veniva amato, è stata contenta della scelta di Letta? No, io Enrico Letta credo che sia una persona di grande equilibrio. Noi tra l'altro abbiamo facciamo parte anche del gruppo della sussidiarietà in Parlamento e abbiamo fatto in maniera trasversale insieme importanti proposte. Quindi Enrico Letta ecco, questa è un'altra parola inciucio. Secondo me la interparlamentare della sussidiarietà è stata un po' l'incubatrice di questo non inciucio. È inciucio però su questa cosa dell'inciucio appunto va fatta un po' di chiarezza. Io credo, secondo me Fabrizio, perché io credo che bisogna capire, secondo me il fatto di parlare, di dialogare, di avere dei terreni comuni, positiva. Una cosa sana, diventa inciucio quando no, quelli che si parlano noi non ci fidiamo, quando la casta si autodifende. Io l'altra mattina ti ho ascoltato, ma tra l'altro ci sono delle riforme importanti e ho sentito le tue frasi sulla negatività della parola inciucio. Tra l'altro ieri Napolitano ha ricordato che i media, frase un po' surreale. Sì, devono cooperare. Voi stamattina bisogna cooperare, avete cooperato molto, questo è il titolo del Fatto di stamattina. Nessuno può smentire che Enrico Letta, che fra l'altro ricorda il Napolitano, su Napolitano c'è un parallelo fra lui e Napolitano, ed è una frase che non dico in dialetto napolitano, traduco, ma a Napoli si dice è un giovane nato già vecchio, fatto già vecchio, e in questo accomuna Napolitano e Letta per l'esperienza magari che hanno. Ma vabbè, però hanno 40 anni di differenza, tutto hanno sommato. Hanno 40 anni di differenza, ma il punto vero è la inaffidabilità di Berlusconi. Non è per battere solo questo tasto. Prima la Bianchi diceva Berlusconi rappresenta l'Italia all'estero. Ora, di tante gaffe che si possono ricordare di Berlusconi... Vabbè, a me posso parlare? Io non l'ho interrotta. Cioè, non l'ho interrotta. Però ha ragione l'Esposito. L'ho ascoltata. Facciamo parlare ad Esposito. Cioè, vorrei ricordare un fuorionda durante un vertice internazionale di alcuni anni fa con la crisi economica in Italia. Di fronte a uno sgomento Obama, Berlusconi gli bussò, lo tirò per la giacca, Obama è alto, lui un po' più basso, e disse... Che sei un colpo bassissimo, va bene. Disse che il vero problema in Italia era la giustizia e c'era ancora la crisi economica. Beh, ha ragione. Ora, se noi andiamo a rileggere la storia di questo paese, allora si dice problemi. Napolitano ha resettato la storia d'Italia degli ultimi 20 anni. Basta con l'antiberlusconismo, basta con il bipolarismo muscolare. Come avete detto, era per lui il problema, la giustizia. Ora, il pubblico era per lui il primo problema. No, 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 ora, cioè, i fatti di queste ore, dato che il toto ministro non è soltanto un esercizio giornalistico, perché non stiamo facendo un governo di una parte, assolutamente. Stiamo facendo il toto ministro di quello che qualcosa. Noi chiamiamo e chiameremo vita natural durante inciucio. Ora, Berlusconi già una volta ha fatto saltare il banco, nel 97, sulla bicamerale, e proprio sulla giustizia. Ora, quando si faranno avanti i problemi di Berlusconi? In queste ore Berlusconi ha posto anche una richiesta sulla giustizia. Ha chiesto di mettere Schifani alla giustizia oppure al Viminale. Vuole contare il ragionamento che ieri facevano esponenti del PDL, cosiddetto off the record, al telefono con me, non faccio nomi, è che non sono tutti identificabili come falchi. Dicevano, in una sorta di bilancino da manuale Cencelli, che era la spartizione del potere, dicevano molto semplicemente: il centrosinistra ha avuto già presidente della Camera, presidente del Senato e hanno la premiership. Adesso devono riequilibrare anche la presidenza della Repubblica, perché Napolitano arriva dalle file della sinistra. Ora, quindi, fra l'altro, legittimo. Ma se per questo Brunetta ha detto voglio un posto per ogni punto del programma. Ma anche la richiesta che fa il PDL ha vinto
diciamo, ha limitato i danni. Berlusconi ha fatto non vincere Bersani anche con la campagna elettorale, possiamo definirla populista. Sì, ma assolutamente, sono d'accordissimo. Per loro è pienamente legittimo rivendicare quello che chiedono sull'IMU. Poi, allora, non so la mediazione di Enrico Letta. Ti fermo un attimo, perché voglio arrivare a Linda Lanzillotta, anche perché Linda Lanzillotta conosce bene, è stata molto vicina a Giuliano Amato, e noi, sinceramente, tutti ieri mattina eravamo convinti che il premio sarebbe stato Amato. Poi, invece, durante la notte è cambiata qualcosa. La domanda che io le faccio, prima le faccio vedere un piccolo pezzettino di Amato ieri pomeriggio, è se il fatto che Giuliano Amato non sia arrivato a Palazzo Chigi è anche un po' figlio del clima che c'è nel paese. Guardiamo ieri pomeriggio cosa è successo ad Amato che inaugurava la mostra di Machiavelli. Anche il presidente Amato ha una sua importanza storica. Preistorica. Presidente. È distinguibile. Allora, chiunque sa qualcosa, anche un minimo, di televisione, se c'è un bagno, lo sa. Chiudo in bagno. Stiamo riprendendo. Presidente Amato ha detto che andava in bagno ed è sparito, non c'è più. Allora, questo è un pezzetto che ha fatto per il Corriere Nino Luca, che è un bravissimo giornalista, che insomma, ci racconta questa scena di Amato che addirittura si scappa dal bagno pur di non parlare con i giornalisti. Quindi stiamo veramente... E sono giorni che viene braccato. L'altro giorno abbiamo fatto vedere che a Pisa è stato contestato. Insomma, c'è un po' di clima. Ma sicuramente... Giuliano Amato ha qualche decina di anni in più di Enrico Letta, quindi ha una storia molto densa e molto complessa sul piano politico. Non so se lo è ancora, sicuramente lo era quando il PD nel 2006 non volle Amato come Presidente della Repubblica e Vicepresidente del Partito Socialista Europeo ed una personalità riconosciuta come un... diciamo, progressista a livello mondiale, insomma in tutta l'area della progressive governance. È chiaro che il PD ha fatto una scelta, io penso legittima e anche fondata, cioè quello di assumere direttamente e in modo forte la responsabilità politica di questo governo, perché con Amato ci sarebbe stato sicuramente una cosa diversa dal governissimo che il PD diceva di non volere e che invece io credo che adesso con Letta, che è il vicepresidente del Partito Democratico, cioè diventa iperpolitico il governo adesso, dovrà esserci, perché penso non sarebbe comprensibile né legittimo pretendere che gli altri partiti che entrino e sostengono un governo sostenuto dal vicepresidente del Partito Democratico, cioè la seconda scelta che io credo sia stata giusta porre sul tappeto, senza un analogo impegno politico. Quindi questo è un po', io credo, il passaggio che c'è stato al di là della personalità di Amato, che avrebbe... Scelta civica, mi spieghi una cosa, punta su i ministri del governo Monti, diciamo, o punta su... prende atto, perché io... Capisco che sul sito del Financial Times sia cliccatissima la notizia, perché la notizia era che per due mesi l'Italia non aveva un governo perché non ci si era arresi all'evidenza, e cioè che il PD non aveva vinto le elezioni e che quindi non poteva fare il cosiddetto governo del cambiamento, visto che Grillo ha una strategia Hanno tutta diversa. Hanno sperato in Grillo fino all'ultimo. Quindi dopo due mesi che ci sia un presidente incaricato con una... commitment, con un sostegno molto forte del Presidente della Repubblica, che dice o si fa così o non so se si va alle elezioni, o comunque io me ne vado, che è una cosa che fa assumere responsabilità anche al PDL, perché se il PDL pensa di alzare troppo il tiro, rendere impossibile questo tentativo per poi andare così com'è la situazione alle elezioni, penso che forse non è esattamente il pensiero che ha Napolitano. Quindi ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Mi scusi, la interrompo perché Napolitano ha appena fatto una dichiarazione legata naturalmente alla giornata di oggi, al 25 aprile. Dice: momenti cruciali servono coraggio e fermezza, invita a seguire lo spirito che animò la resistenza per affrontare anche l'attuale passaggio storico. Io penso sia molto giusto, e anche un richiamo alla responsabilità dell'eredità che noi abbiamo. Cioè, noi ci dimentichiamo, soprattutto se si parla
passa il testimone a generazioni più giovani, da dove viene questa giovane Repubblica? C'è gente che c'è morta per avere un paese libero e democratico, e noi avremmo almeno il dovere e la responsabilità di mantenerla, questi valori vivi in questo paese. Quindi, per tornare al governo, dove ci vuole responsabilità e coraggio, noi avevamo detto da tempo che questo era il metodo indispensabile per fare alcune cose, e io penso che anche sul piano del programma, Napolitano lo ha detto nel suo intervento al Parlamento in seduta comune: ripartiamo con pragmatismo dalle cose possibili e indispensabili per mettere in moto una macchina che è inceppata. Perché non è che possiamo applaudire 35 volte a scena aperta Napolitano, e dopo un'ora, mentre lui vi insultava parecchio, perché insomma, diciamo che le sue critiche ai partiti sono state durissime, cioè, era abbastanza un'ora... incredibile, no, la scena. La scena di un film, sì, di Moretti, in cui, sì, la frase che dice Moretti, pubblico dim, e, sì, quelli continuavano ad applaudire. Dopodiché però, chiuso l'applauso e chiusa la porta, si ricomincia tale quale come capo. Prima. Allora, io penso che il punto di partenza delle cose indispensabili e realistiche sia quella del rapporto dei saggi, dove persone di diversi partiti e diverso orientamento politico si sono trovati d'accordo su un'agenda di politica economica e una di politica istituzionale. Vuol dire che sono cose di buon senso, che se non c'è faziosità ideologica e strumentalità fare. Politica si possono fare. Allora, a proposito del 25 aprile che Linda Lanzillotta evocava e che noi stiamo vivendo oggi, il 25 aprile è la festa della liberazione, è una data molto importante per il nostro paese, ma ha segnato anche, secondo me, la storia politica di Silvio Berlusconi. Dal 94 ad oggi abbiamo provato a mettere in fila cosa è successo, guardate. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Nel ventennio berlusconiano il 25 aprile non è mai stato un giorno come gli altri. Fin dal primo, da quello del 1994, quando il Cavaliere era diventato Presidente del Consiglio da un mese. A Milano arrivarono decine di migliaia di persone per una festa della liberazione che era soprattutto una manifestazione contro il nuovo invasore. Il popolo italiano, che qui è rappresentato in modo così numeroso e significativo, vuole riaffermare i valori della democrazia e della libertà. La più classica immagine di un'Italia divisa in due, come era stato per Coppi e Bartali, per comunisti e fascisti, era quel giorno tra berlusconiani e antiberlusconiani. Un lungo giorno durato 20 anni, nei quali Berlusconi si è alimentato in egual misura dell'odio di una metà e dell'amore dell'altra. Anche per questo non ha mai festeggiato il 25 aprile, fino al 2009, quando tra le macerie di Onna riconobbe che la resistenza è uno dei valori fondanti della nostra nazione. Sembrava l'inizio di una nuova vita, un sogno che però svanì presto, seppellito dalla crisi mondiale, dagli scandali privati e dalla fragilità politica. E questa volta sembrava l'inizio della fine. Invece le elezioni, l'eterna pozione magica del Cavaliere, lo hanno riportato al centro della scena. E ancora una volta il 25 aprile, quello di quest'anno, ne è il simbolo. Berlusconi va al governo con i suoi nemici di sempre. Molti di loro probabilmente erano in piazza Milano quel 25 aprile di 20 anni fa. E se non è la legittimazione che chiedeva quando invocava per sé o per uno dei suoi il Quirinale, ci si avvicina davvero molto. Amendola, lei c'era quel 25 aprile del 94? Era troppo giovane? Sì, un po'. Beh, la mia generazione, quella che adesso... È strano, perché noi abbiamo attraversato il ventennio con questa ossessione di Berlusconi. Quando si era un po' più ragazzi, come nel mio caso, ovviamente era un'ossessione più dura. Adesso ha ragione Renzi quando dice: noi vorremmo mandarlo in pensione più che mandarlo fuori dalla vita politica e mandandolo in galera. Il punto è che questa ossessione ha fatto sì anche che la vita politica, per chi è cresciuto nei partiti, nella contesa, sia diventato un po' un disastro, perché c'è stata una guerra civile in cui non si poteva parlare di merito. Lei che è nato e cresciuto, peraltro come me, ho sempre votato un Berlusconi. L'ossessione. Il fatto di fare oggi il governo con questo nemico è una cosa che la mette a disagio? Io sono appena entrato in Parlamento, onestamente ho notato una cosa, che se ci sono 3 poli, 4 poli, e anche perché dove sono entrato, in quel luogo lì, non funziona granché.
Noi abbiamo un bicameralismo perfetto, un numero di parlamentari enorme, un parlatoio continuo di cose che poi non si fanno mai. Mentre la realtà italiana sono comuni, sindaci, piccole amministrazioni, problemi e emergenze quotidiane. Quindi se per 20 anni, come ha detto Napolitano, non si è fatto abbastanza, o meglio non si è fatto niente sui temi delle riforme costituzionali, di legge elettorale, di istituzione, il problema sarà Berlusconi, ma saranno anche quelli che erano dentro una guerra civile senza guardare al problema. Molto... Quindi entrando in questo Parlamento, giusto per chiudere, molti di noi avrebbero voglia di chiuderlo in positivo questo ventennio, facendo le riforme. E questo governo, secondo me, può aprire una stagione, almeno io ci spero, di cambiamento totale di quella che è la casa in cui viviamo. Senti Gianni, secondo te è finita con questo, cioè, può finire con questo governo, questa guerra tra berlusconiani e anti-berlusconiani, o è solo una temporanea pausa perché per forza maggiore, diciamo? Mirta, il discorso del presidente Napolitano ha disintegrato quello che era il pilastro centrale del ventennio di politica seguito nel 94 all'entrata in campo di Silvio Berlusconi, cioè che il centro-sinistra, la sinistra e Berlusconi, Forza Italia, PDL, non dovessero mai collaborare. E questo era un cardine condiviso sia dai falchi del berlusconiani che dai falchi anti-berlusconiani. L'onorevole Amendola ha detto una parola, non ha detto problema di Berlusconi, ha detto il problema dell'ossessione nostra dell'anti-berlusconismo. E questo è stato il pilastro della Seconda Repubblica, cioè dire facciamo questo, concordiamo sul fatto che l'acqua a livello del mare bolle a 100 gradi. Se lo dice Berlusconi è sbagliato, e da parte dei berlusconiani ultra, se lo dice il centro-sinistra è sbagliato. Invece dice Napolitano, no, visto che siamo in una difficilissima crisi economica, visto che dobbiamo andare a rinegoziare il nostro patto con l'Europa e cercare di uscire dalla politica dell'austerità senza però fare la fine di Cipro, abbiamo bisogno di un qualche momento di unità per gli interessi nazionali, visto che oggi è anche il 25 aprile. Questo era impossibile da dire, ed è ancora, resta ancora impossibile da dire per tanti sia a destra che a sinistra. Questo è saltato, quindi siamo entrati in una fase nuova della vita politica. Sento appunto parlare un grazie importante un studente di 88 anni delle... che ha sgradito. Perché, vedi, vedi, l'anagrafe è importantissima. Però le idee sono più importanti dell'anagrafe. Sono d'accordo. Capisci? Le idee, nel senso che ci sono giovani molto stupidi e ignoranti e anziani molto saggi e colti, e allo stesso tempo ci sono giovani bravissimi, intelligentissimi e pronti all'innovazione e anziani che resistono. Cioè, a questo proposito, è un punto, scusa, voglio far vedere il tuo nuovo libro. Grazie. Il web ci rende liberi, è una domanda, naturalmente c'è un bel punto interrogativo, perché secondo me questo libro è molto interessante anche alla luce di quello che sta accadendo nel nostro paese e di tutta, come dire, l'avanzata grillina in Italia, nel senso che noi abbiamo visto un popolo che si esprime via web, che però poi quando devi discutere di cose serie viene chiuso su un autobus e portato tra fuori possiamo città. Fare una chiosa alla tua interessantissima scheda su Berlusconi il 25 aprile. Grillo ha detto ai suoi di non andare in piazza per il 25 aprile per prendere le distanze dai partiti, ma il 25 aprile non è la festa dei partiti, è la festa del popolo italiano che si è liberato dal nazifascismo, quindi non c'entrano niente i partiti. E ha fatto bene, ho visto una foto prima di venire, ho visto che la capogruppo grillina alla Camera, l'onorevole Lombardi, ha deciso sua sponte di andare infrangendo, diciamo, il veto, anti, è andata a una delle celebrazioni del 25 aprile, ha fatto secondo me molto bene. Allora, poi ci torniamo su questo perché voglio anche farvi vedere dopo il cartello delle Quirinarie che mi ha molto colpito, perché noi abbiamo messo a ferro a fuoco l'Italia per Rodotà, poi abbiamo scoperto che ha preso 4.000 voti sul web. 4.600, scusi. Ma infatti è molto interessante. 4.600. 4.600, no, ragione di Riotta. Posso dire che è molto interessante il libro di Riotta su un punto, soprattutto che ho trovato su questo passaggio dalla decisione di massa alle decisioni individuali, un po' che il web in qualche modo... porta avanti, e credo questo sia un fenomeno che proprio Grillo e il web hanno visto in qualche modo. C'è una lettrice interessata nel PDL, hai visto mica? Ma noi leggiamo nel PDL, leggiamo voi pensate. C'è un aspetto che questi sono i pregiudizi. Siccome questi sono i numeri pregiudizi del web continuano. Dimostrano che sono numeri molto esatto, circoscritti, c'è il cartello dietro di lei mentre sta parlando. Quello che è successo è che Grillo, che è un uomo che nasce non dal web ma dalla televisione, ha usato la televisione per amplificare il web, perché se non c'era la televisione
la rete non bastava, anche perché anche l'Italia... Ha girato onorevole, eh? Sì, è stato l'unico che ha fatto la campagna elettorale piazza per piazza. Ma è stata la televisione che ha amplificato tutto grillo e soprattutto in un paese, diciamo, che ha un livello così basso di uso della rete e della digitalizzazione in generale... Io devo dire che secondo me ha ragione Fabrizio Despota. Ci sono stati paesini che non vedevano un politico da anni. C'è stata una fisicità nella campagna elettorale di Grillo fortissima. Io ho visto questo documentario che si chiama Tsunami Tour, in cui proprio tu vedi Grillo che scendeva dai palchi, abbracciava le persone, li prometteva. Però a me è il dopo che mi sconvolge. Cioè, se tu pensi di poter poi alla fine mantenere insieme un gruppo di persone che non sono mai viste e mai conosciute attraverso questi meccanismi per cui tu il Presidente della Repubblica lo elegge e ho 4.000 voti... Se posso aggiungere una cosa sul rapporto fra web e democrazia, qui c'è l'onorevole Amendola che lo può confermare. A me ha colpito molto una frase di Bersani quando ha fatto l'altro giorno la direzione nazionale, riferendosi ai franchi tiratori che hanno affondato Marini soprattutto e poi Prodi, ha detto adesso chiudete Twitter e Facebook per un attimo, cioè perché anche la pancia dei franchi tiratori è stata simultanea alle reazioni su Twitter e su Facebook alla candidatura di Marini. E così chi si è trovato ad approvare in assemblea dei gruppi parlamentari al Capranica... Vorrei dire che per esempio Fabrizio Barca, che è un signore stimatissimo, pare che per un tweet ha eliminato la sua possibile candidatura a guidare il Partito Democratico. Cioè, momento un po' di impazzimento su questo. Fra i tempi della democrazia e la rete. Però vedi Mirta, la colpa non è della rete. La cosa interessante, Linda, è che... Fenomeno Grillo, no? Proprio nel libro c'è un capitolo dedicato a questo. Lui parte dalla televisione perché non c'è dubbio che quelli che vanno in piazza in Sicilia affondano, non è che l'avevano conosciuto sul web, se lo ricordavano quando era nelle televisioni pubbliche, private, a fare gli spettacoli, eccetera. Lui parte in scena distruggendo i computer, poi incontra Casaleggio e allora trasporta la popolarità televisiva in piazza e poi sul web, perché... Il web è soltanto lo specchio della... Allora, quando tu parli... Poi ne abbiamo parlato proprio di te via Twitter, chiocciola Mirta Merlino, seguitela. E quando sappiamo che D'Alema incontra Renzi, ed è un momento importante nella vita del vostro, tumultuoso partito, possiamo dire così. Io devo dire, onorevole, ho molto apprezzato la sua franchezza nello stangare il suo partito, perché veramente, secondo me, questo è... il modo giusto per uscire dai vostri guai. Cioè, dopo che avete messo i guai sotto il tappeto per 20 anni, se cominciate finalmente a dirvi la verità, però secondo me ne uscite come le famiglie disfunzionali, no? Che vanno al... così. Grazie. E l'abbiamo fatto. Allora, non è che Barca va nei guai perché fa un Twitter. Barca va nei guai perché deve ancora delineare una sua strategia per guidare il paese. E lo specchio di Twitter ce lo fa vedere. Non è che Gherardo Colombo va nei guai perché dice voglio prendere la testa del PC e stracciarla perché e Twitter lo mette nei guai. No, è che c'è una problematica politica profondissima tra l'ala del pensiero di sinistra che rappresenta Gherardo Colombo e il resto del PD e quindi Twitter ce lo prende. Forse la differenza, se posso, Gianni, è che ai tempi delle agenzie c'era un po' di mediazione in più, ci pensavi, chiamavi, l'ha detto stampa. Adesso tu stai la sera a casa col tuo telefonino in mano, parte e poi dici oddio, No, Mirta, ma c'è la soluzione. La soluzione è leggere il web ci rende liberi, perché nel web ci rende liberi c'è scritto. Vai, prima di leggiamolo. Prima di twittare. Consigli per la lettura. Pensa, prima di twittare, pensa, perché twittare, andare su internet, non è che è chiacchierare con un amico a bordo di un talk show che rimane tra i due. È una roba che tu vedi una situazione, ti arrabbi, ti viene quel momento di... Lo prendi, lo twitti e sei in tutto il mondo. E rimani. Quindi... Allora, scusatemi, voglio leggervi un'agenzia di Vendola, perché a proposito di concordia o non concordia, Vendola dice... che non regge il paragone fra le larghe intese e il Comitato di Liberazione Nazionale. Il CLN era un luogo in cui convivevano le diversità. Se avessimo dovuto ispirarci a quella esperienza, erano altri gli alleati da cercare, visto che il nostro tema è uscire dal ciclo berlusconiano. Quindi l'ossessione di Berlusconi mi pare che è viva e vegeta. Io vi faccio vedere una cosa, perché l'odio in politica, secondo me... c'è sempre stato, ma di questi tempi ha veramente avuto una sua esplosione. Guardiamo un attimo un po' di immagini. Presidente! Bravo! L'odio, categoria dello spirito, carburante inesauribile della politica. L'odio che provoca gioia quando muore la strega,
Margaret Thatcher. Come nel giorno del passo indietro di Berlusconi. Da quel momento toccherà a Monti e Fornero portare la croce. Ci sono persone che non arrivano a fine mese, che si stanno suicidando. Lei ce li ha sulla coscienza questi suicidi, perché lei sta stabilendo due pesi e due misure. Berlusconi prosegue la sua sfida mortale contro la magistratura. Ho detto che è un cancro della nostra democrazia. Vi basta? E perfino Grillo, che non c'è mai andato giù leggero, ha paura di finire nel mirino e in un famoso post proclama i due minuti d'odio. La faccia feroce è la regola. Non si può tollerare la mancanza di rispetto da parte dei tuoi interlocutori. Questa che dice al presidente in carica mi pare che stiamo a Ballarò. Ma va a morire, ammazza e vattene. L'odio e l'audience si rincorrono. Solo raramente qualcuno prova a smorzare i toni, nella speranza di un confronto costruttivo, senza più demonizzare l'avversario. Allora, Fabrizio, il vostro giornale è accusato molto di seminare odio, sì. No? Ma insomma, anche ma siamo rimasto, di Napolitano, che al momento accuse... siamo tutti aggrappati a Napolitano, voi fate il pezzo di Travaglio e Minculnap con dando delle mazzate al presidente della Repubblica. Siamo in una democrazia, noi crediamo che questo... Cioè, il punto di partenza è l'inaffidabilità di Berlusconi. Cioè, ci convinceranno in questi giorni che non ci sono alternative alle larghe intese, all'inciucio, al fatto che il paese ha bisogno di un governo. Ce l'ha anche un po' sulla coscienza Grillo questo problema, o no? Perché anche, insomma, ci ha provato il PD. Improvvisamente... Quello streaming tremendo che ci ha fatto venire il magone a tutti. Quello Bersani l'ha fatto, oggettivamente. Vabbè, si poteva trovare una... Io credo che ci siano stati errori da una parte e dell'altra nella fase tumultuosa, per usare l'aggettivo usato da Riotta, nella fase tumultuosa delle elezioni presidenziali, si poteva andare su Prodi o su Rodotà a seconda dei casi e magari si apriva una fase nuova per il paese. Il punto vero è questo: se Berlusconi dopo 20 anni è diventato uno statista, un padre della patria, che come diceva Ferrara ieri sera a Porta lo minacciava a Schifani, fra l'altro, che farà un passo indietro su tutte le sue questioni personali e magari veramente anteporrà l'interesse del paese ai suoi, allora assisteremo a una metamorfosi che ha del clamoroso. Ma dato che i problemi giudiziari di Berlusconi sono tanti e avranno un peso nelle vicende politiche dei prossimi mesi, con la minaccia, la pistola puntata sul tavolo delle elezioni anticipate, perché Berlusconi in questo momento ha in testa anche i sondaggi della sua... affidata Alessandra Ghisleri. Questo lo penso anch'io, devo dire. Penso anch'io che oggi ci sia questa il Popolo della Libertà è primo nei sondaggi. Berlusconi può accarezzare l'idea di vincere le elezioni. Alla fine al governo Monti la spina l'ha staccata a Berlusconi. Non solo, poi... Scusatemi, però poi posso continuare. Poi vorrei anche capire, questo non lo sapremo adesso, è una fase... È cominciata una grande partita a scacchi, però dal momento che Napolitano nel suo discorso dell'altro giorno ha fatto capire chiaramente che una volta terminata la fase di emergenza con questo governo lui si dimetterà, credo, alla soglia dei 90 anni, una sorta di Lodo Ratzinger, come se è dimesso anche Papa Benedetto. E a quel punto, con un Parlamento diverso, con Berlusconi che vince le elezioni, con un sistema presidenziale cui il PD sta aprendo, noi rischiamo anche di concludere questa guerra civile di 20 anni con Berlusconi al Quirinale. È un problema che va detto. Ora, in questo paese, per svelenire il clima, voglio fare una domanda che vorrei che mi rispondeste tutti, se potete essere rapidi. Durante i funerali della Thatcher, noi abbiamo fatto qui uno speciale alla 7, Lucia Annunziata, guardando a quello che stava succedendo in Inghilterra, dove c'erano anche molte contestazioni, dopo che questa donna era morta, aveva comunque diviso così tanto il paese, disse una frase, cioè disse... una cosa del genere in Italia potrebbe accadere solo alla morte di Berlusconi, per dire quanto è divisivo Berlusconi in questo paese. Siete d'accordo? No, perché al contrario penso che poi noi abbiamo invece, forse per la matrice cattolica, davanti alla morte una reazione molto diversa. Pensa a quello che è successo proprio ieri o ieri l'altro con la morte dell'ex missino Buontempo, no? Napolitano, presidente antifascista ad hoc, ha detto è scomparso un combattente fedele alle sue idee di gioventù, Napolitano, quindi non credo. Bianchi, che dice lei?
Che clima sente? No, neanch'io. Io sono convinta però che l'anti-berlusconismo in qualche modo ha dato dei momenti negativi al paese, nel senso che Berlusconi, nonostante tutto, è stato anche in questa occasione votato da milioni di italiani e quindi la fiducia che milioni di italiani ripongono in Berlusconi, perso 6 milioni e mezzo di voti, ricordiamolo. La fiducia che milioni di italiani ricoprono in Berlusconi è molta invece. E i processi che sono stati, che sono partiti nel momento in cui Silvio Berlusconi è sceso in politica, non hanno in qualche modo minato la fiducia degli italiani e sono tutti, tra l'altro, molti sono caduti e non se ne riconosce. Vabbè, non entriamo nel teatro di storia, ma scusate, siamo vivi, ma scusate, io non voglio infatti entrare in questa polemica sui processi di Berlusconi, però ci entrano sempre gli altri, perché oggi alla fine noi davanti ai problemi degli italiani, alla crisi che c'è in Italia e a un governo che si sta formando, che il PDL e Silvio Berlusconi hanno voluto in primo luogo, stiamo parlando dei processi di Berlusconi. Io credo quindi che... non è, ma scusate. Fino a provocare, posso quindi, dire solo una cosa? Però Linda Mazzarotta mi ha chiesto la parola. Voglio fare educatamente. Il salvaconduttismo è l'unico tema su cui la pietra miliare ma non esiste. Ma non allora, è vero Napolitano, niente. Napolitano, dopo la marcia eversiva dei parlamentari del PDL, non so se lei c'era, al Tribunale di Milano, ha detto di fatto ai magistrati che non stanno indagando Napolitano. O stanno processando Silvio Berlusconi, ha detto di fatto gli ha dato il legittimo impedimento fino al 25 ma mi fermo, vorrei che parlasse Linda un momento, vorrei dare la parola a Linda Lanzillotta, prego. Vorrei dire una cosa Napolitano... e cioè che il centro-sinistra continuerà ad avere l'ossessione di Berlusconi e a rimanere soccombente, perché se adesso Berlusconi è alto nei sondaggi e si teme che in un modello, ma tutto da discutere perché al tavolo dei saggi su questo non c'è stato un unico punto in cui non c'è stata la maggioranza, si andasse verso un modello semipresidenzialista, no, la sinistra teme che Berlusconi vinca. Ma il problema qual è? È che l'unico risposta concreta che la sinistra sta dando è il massimalismo. Se il centrosinistra, e questa è la sua occasione, non riuscirà a convincere gli italiani che sa dare delle risposte utili, perché l'esasperazione dell'opinione pubblica deriva dal fatto che in 20 anni la politica, compreso il centrosinistra che ha governato, non è riuscito a risolvere i problemi del paese. Se si ritirerà sull'anti-berlusconismo e sul massimalismo, cosa che non è in nessun partito della socialdemocrazia europea, guardate, se prevalesse nell'area del centrosinistra sarebbe qualcosa, diciamo, di unico nel quadro del centrosinistra europeo. Questo lascerà anche Berlusconi è unico. Allora, lascerà un'autostrada. Andiamo in pausa con un servizio che mette un po' insieme il totonomine dei ministri. Voglio dirvi però che Renzi ha fatto un'agenzia in cui dice che lui e l'amministrazione fiorentina saranno al fianco di Letta per mettere fine a una delle pagine più brutte della nostra storia. Quindi, insomma, è un endorsement totale. E poi ci spiegherà Amendola questa storia delle espulsioni, perché se ho capito bene il PD dice che chi non vota la fiducia è fuori. Quindi... ordine, compagni. Vediamo Totonomine e poi torniamo su questo. Vedrete nelle prossime ore un Totoministri che impazzirà con i nomi più improbabili, quindi io vi dirò tutto se scioglierò la riserva quando tornerò qui dal Presidente della Repubblica. Nell'attesa proviamo a impazzare anche noi, anche perché lo scontro di queste ore, prima che sui nomi, è sui criteri. Letta vorrebbe ministri a bassa intensità politica, nomi prestigiosi dei partiti ma non in prima fila. In questa logica rientra Luciano Violante, al quale potrebbe andare la delicatissima casella della giustizia, dove, per non scontentare nessuno, potrebbe però rimanere Paola Severino. Per tenere bassa l'intensità politica, Letta chiede al PDL di escludere tutti gli ex ministri del governo Berlusconi. Unica eccezione Angelino Alfano, che potrebbe fare il vice premier. In questo caso ce ne sarebbe un secondo, Mario Mauro di Scelta Civica.
La bassa intensità non piace però a Berlusconi, che sembra intenzionato a rilanciare con un esecutivo super politico. Schifani per l'interno o la giustizia, Brunetta per un dicastero economico, Gelmini all'istruzione, Quagliariello alle riforme. Alla Farnesina potrebbe tornare Massimo D'Alema, oppure Giuliano Amato, che però potrebbe andare anche all'economia. A Via 20 Settembre potrebbe arrivare però Fabrizio Saccomanni, direttore di Banca d'Italia, o Piercarlo Padoan, capo economista dell'Ocse. Berlusconi avrebbe invece posto il veto su Mario Monti e pare anche su Anna Maria Cancellieri. Francesco Boccia, storico braccio destro di Enrico Letta, potrebbe conquistare lo sviluppo economico, poltrona delicata perché controlla le comunicazioni. Ma Berlusconi preferirebbe vedervi seduto Paolo Romani o Corrado Passera. Insomma, un puzzle complicatissimo che Letta deve risolvere in fretta se vuole varare il governo al più presto. E intanto le difficoltà in perfetto stile Prima Repubblica pare abbiano già fatto crescere il numero di ministri da 12 a 18. Oggi che magnifica giornata! La satira, per definizione, non è mai gentile, nemmeno con il capo dello Stato. Già il primo presidente repubblicano, Enrico De Nicola, fu vittima della stampa satirica, soprannominato Don Enrico Provvisorio e ritratto sempre con la valigia in mano per la sua facile propensione alle dimissioni. Ma a scherzare con la più alta carica dello Stato si rischia persino il carcere. Così Giovannino Guareschi, il creatore di Peppone Don Camillo, per questa vignetta su Luigi Einaudi, ritratto tra file di bottiglie di vino a mo' di corazzieri, fu condannato a 8 mesi di carcere per vilipendio al capo dello Stato. Cambia il mezzo, dalla stampa si passa alla TV, ma non cambia la suscettibilità. A Tognazzi e Vianello costò caro questo sketch nel programma 1-2-3 che scimmiottava il presidente Gronchi e la sua gaffe, passata alla storia, mentre assisteva a un concerto alla Scala di Milano insieme al suo pari grado francese Charles de Gaulle. Era il 1959 e Vianello e Tognazzi furono allontanati dalla RAI. Stessa sorte toccò ad Alighiero Noschese, che sulle debolezze dei politici costruì la sua carriera. Prese di mira il presidente Leone, famoso per le sue corna. Un altro pensiero ai pensionati e un altro pensiero agli sportivi. Voi vedete quanti pensieri ha un presidente. E Saragat, che, si ironizzava, non aveva mai finito di festeggiare la salita al colle. Noi vecchietti, dove ci metti, dove ci metti, lì siamo belli. Anche lui fu allontanato dalla TV di Stato. Poi fu la volta del presidente del popolo, il nonno degli italiani, il più amato, Sandro Pertini. L'Italia stava cambiando e con lei la forma delle istituzioni. Cadevano le vecchie impalcature, la vita vera entrava nel palazzo e le maglie della censura cominciavano ad allargarsi. Barbara, mi sente, lei mi riconosce, non è vero? Io sono un suo vecchio amico, forse per alcuni persino troppo vecchio, ma ci siamo visti l'altro giorno, non è vero? Presidente! Neanche Massimo Troisi resistette. Volevo dire una cosa al Presidente della Repubblica, Pertini. A imitare il picconatore Francesco Cossiga ci pensò il trio Marchesini-Lopez-Solenghi. Sono molto gratificato, sono molto gratto, sono molto... C'è un'altra parola che finisce in atto che mi aiuta per il sardo. Il resto è storia recente. Io unico che abbiamo fissa. To. E dopo Ciampi toccò al suo successore. Ma chi se ne fotte del paese? Ma Giorgio Napolitano vanta moltissimi tentativi di imitazione, da Sabina Guzzanti in questo momento difficile per il paese fino a Maurizio Crozza. La satira oggi scardina tutte le regole e addirittura, a forza di scherzare, il comico rischia di dire quello che il vero presidente non può. Se ci fosse stata un'uscita sul retro, secondo voi, io stavo ancora a casa? Allora, in effetti sono cambiati i tempi, no? Passiamo dal rischio carcere al fatto che Crozza, io sono abbastanza d'accordo, ma fa il portavoce occulto di Napolitano. E in realtà ormai i due personaggi, uno tende a confondere. L'altro giorno, mentre sentivamo il discorso con la redazione del presidente Napolitano, ha detto... soddisfazione viva e vibrante, siamo partiti tutti a ridere perché pensavamo a Crozza. Guardiamoli un attimo, Crozza e Napolitano messi a confronto. Cari italiani,
cari italiani, è con viva e vibrante soddisfazione che il Presidente della Repubblica annunzia che nonostante in Grecia ci siano dei focolai di preoccupazione, il nostro paese, la situazione è sotto controllo, il governo è solido ed efficiente. Io mi limiterò a esprimere solo brevi parole di soddisfazione e di serenità. Di soddisfazione perché si è aperta la strada alla formazione del governo di cui ha urgente bisogno il Paese. Sai come lo chiamano questo governo? Questo è il governo Monti Corazziere, lo sai come lo chiamano? No, signor Presidente. Lo chiamano il governo del Presidente. Si è aperta la sola prospettiva possibile, quella cioè di una larga convergenza tra le forze politiche che possono assicurare al governo la maggioranza in entrambe le Camere. Parliamoci chiaro. Ho nominato il governo tecnico ed ha fallito. Ho indetto le elezioni e sono fallite. Ho nominato Bersani e ha fallito. Che bulite ancora da me? Io fossi in voi solo per scaramanzia, non mi chiederei più niente. E invece per scaramanzia a Napolitano è stato chiesto in ginocchio di restare e effettivamente Rigoletta deve toccare ferro dopo questa lista di nomine fallimentari, ma uno dei problemi è stato anche il disordine che ha regnato dentro il PD. Adesso io ho letto che Franceschini ha detto che chi non voterà la fiducia a questo governo deve essere espulso e mi è appena arrivata un'agenzia della Serracchiani che dice ha ragione Franceschini, espulsione per chi fa di testa propria. Siete diventati un partito d'ordine? Per fare una battuta, calma e gesso, perché non si sa come va, però a parte tutto, il voto di fiducia a un governo non è un voto di coscienza, è un voto di coscienza su materie che riguardano altre. La Puppato, leggo stamattina, che dice se c'è Schifani ministro io per mia coscienza non posso votare, no, per dirle poi prima parlavamo, quello che si agita nel partito. Quello che sta succedendo è un po' questo, prima parlavamo della rete, anch'io ricevo mail, messaggi, insulti, fate il governo. In questi casi o si dice la verità, oppure se si liscia sempre il pelo a chi non è d'accordo, un partito qualsiasi di centrodestra o centrosinistra non va da nessuna parte. Bisogna dire la verità, che nel discorso di Napolitano, bisogna dire che per portare fuori il paese da questa secca bisogna passare da questo governo e assumersi le proprie responsabilità. Stare a sentire i tweet di chi non è d'accordo è molto facile. Ma quella però è gente che ti vota, tu dopo dovrai rendere conto di chi ti ha votato. Fabrizio, però tu sai benissimo che in politica o uno si assume le responsabilità e dice io mi assumo questo voto a questo governo e spero che in 2 anni di mettere a posto il paese mi giudicherete su quello che riusciamo a fare. O stare fermo a braccia conserte a guardare la luna e dire che magari la luna diventerà rossa. A me non la parla di 2 anni. Ragazzi, un anno, ottimista. 2 anni, io penso. Si sa, in teoria. No. Ma se noi vogliamo l'obiettivo di Napolitano era quello, fare delle riforme istituzionali, cioè, abbiamo detto. Cioè, cambio della legge elettorale, la convenzione, no? La costituente. Comunque, per chiudere sul tema. Noi abbiamo bisogno del tempo. Non è che per chiudere sul tema, io credo che in questo momento un deputato o ha la coscienza di mettersi al servizio del paese, oppure se si mette al servizio di chi lo cerca sulla rete può stare a casa a fare un'altra cosa. Quindi io mi assumo i miei rischi. Una cosa a Dorina Bianchi, perché è arrivata un'agenzia di Berlusconi dall'America che dice fare un governo è più importante di chi lo guida. Poco importa chi guida il governo, l'importante è che ci siano un governo e un Parlamento per approvare provvedimenti urgenti. Sono molto preoccupato, ma essendo ottimista di natura continuo a essere fiducioso e a combattere. Sosterremo qualunque governo riesca a varare provvedimenti urgenti. Però io leggendo questo capisco che lui dice facciamo un governo a qualunque costo. Dall'altra parte sui giornali di oggi sembra che se non ci sta Schifani di qua, Brunetta di là. Ma è questo che non deve succedere, nel senso non c'è un problema di nomi o di persone. Il problema è rispondere a quello che è il momento difficile dell'Italia. Avere un governo forte che vada in Europa a ritrattare quelle che sono le condizioni per sforare il 3% del debito, tutte quelle cose che ci servono per dare delle risposte ai cittadini. Allora, dopodiché che ci sia Schifani
o ci sia la Gelmini, o ci sia D'Alema, o altri, non ci interessa. Noi, la nostra sfida, la nostra sfida, la nostra sfida è la risposta che possiamo, però posso finire? No, la chiamata... Non interrompere perché devo mandare un servizio per parlare alla Lanzillotta. La nostra sfida è soltanto io credo che non, però noi non abbiamo mai posto il problema del PDL. Allora, la nostra sfida è anche per in qualche modo dare una risposta a Grillo, allora, e ai cittadini che PDL hanno votato al servizio Grillo del paese. Non nel si frattempo sono sentiti... il PD però ha molti mal di pancia, secondo me, a prescindere dalla rete, caro Amendola ce li ha davvero, perché però non mi i, avete giovani, fatto i giovani del PD che vanno a occupare i PD, secondo me sono un segnale forte. Lo guardiamo poi Linda Lanzillotta, Gianni Riotta, perché il tempo è poco e devono parlare tutti. Vediamo il servizio. Siamo qua innanzitutto e soprattutto per ridare udienza al grande assente di questi giorni di follia collettiva, che è l'ascolto. L'ascolto delle persone, l'ascolto del loro punto di vista. Lo hanno chiamato Reset PD, così, come fosse un tasto per riavviare il computer, e sono venuti proprio qui, alla Bolognina, a due passi dal luogo dove Achille Occhetto rotamò il PC per cercare di ridare ossigeno a un partito che è imploso. Sono assessori, sindaci, consiglieri comunali, militanti, tanti giovani, molte donne. 3 minuti a testa per progettare la rinascita. Troppi per fare parlare 300 persone. Quando arrivò c'era Cesare Masini, il nostro vecchio comandante, il nostro vecchio segretario, che urlò sorpreso: ma è Achille Occhetto il segretario del Partito Comunista? Arrivò Occhetto, io ero il più giovane seduto in presidenza, gli lasciai il posto, la presa dalla lontana, dall'incontro di Gorbaciov con i veterani sovietici, a cui lui aveva fatto quel discorso che tutto doveva cambiare perché altrimenti avrebbero perso tutto. Io credo che la Bolognina, credo ne dovrebbe bastare quella, probabilmente dovremmo trovare lo spirito di quel momento. Alzati che si sta alzando. C'è un gruppo dirigente che fa parte di una generazione che ha guidato anche i partiti che hanno fondato il PD. Quelle stesse persone hanno guidato fino ad ora il Partito Democratico. È evidente con questa settimana che quella generazione ha fallito, mi dispiace. In questo momento c'è la possibilità di fare un governo. Mi interessa sapere cosa vuole fare quel governo. Se quel governo mi dice che al 1° luglio mi toglie l'aumento di un punto dell'IVA, allora premo mi piace. Se quel governo invece mi dice che vuole fare una riforma della giustizia che permetta a Berlusconi di restare ancora lì e di fare quelle cose lì, dico non mi piace. Sono molto deluso perché veramente ho sentito degli interventi proprio politichese. Ma scusa, ma non è che il PDL viene improvvisamente dalla luna? Lo conosciamo i suoi programmi. Contraria da sempre, ma non perché siamo anti-berlusconiani o per un pregiudizio, perché non abbiamo il valore dell'unità nazionale come valore guida, diciamo. Il problema è che l'unità nazionale non per forza deve essere declinata come un accordo con il PDL. È un paradosso, ma di fatto adesso con i cerini in mano rispetto all'opinione pubblica ci siamo rimasti noi Partito Democratico. Non piacciono le larghe intese, non piace l'accordo con Berlusconi, non dispiace Letta, ma non basta. La gente applaude quando dall'assemblea viene citato Romano Prodi, il presidente che tutti avremmo voluto, alzi il tono militante al microfono. Sorride soddisfatto il figlio Giorgio, sempre in piedi, in ultima fila, come un militante qualsiasi, che non sfugge ai microfoni, ma, come prevedibile, non si sbilancia. È tutto lì, poi i leader vengono fuori da normale dialettica, che però deve essere una dialettica che guarda in avanti, non che guarda indietro. Non ti dico un nome neanche, sono tutta tortura, guarda. Allora, siamo collegati con la Camera, sono finite... Ecco, Scelta Civica, sta parlando Olivieri. Per compiere questo passo, in primo luogo abbiamo espresso appunto la nostra disponibilità a non andare a accentuare elementi divisivi, ma cercare ampie convergenze sulla base, però, e questo per noi è fondamentale, di un programma serio e che non faccia sconti a nessuno, mettendoci in gioco tutte le forze politiche
a partire da quel programma che è stato individuato nelle settimane scorse da un gruppo di esperti indicati dal Quirinale, e con la determinazione di, partendo da qui, di andare ad affrontare più nel merito le singole specifiche questioni. La compagine di governo sarà costruita, ce lo ha comunicato il Presidente, nelle modalità conseguenti, cioè per rendere efficace possibile l'attuazione di quel programma, e noi siamo assolutamente convinti che questo sia il metodo giusto. Abbiamo capito tanto il succo di quello che stanno dicendo. Cioè, mi pare che Olivero dice non è un problema di ministri, è un problema di programma. No, il succo è questo sui contenuti e sul programma, cioè non facciamoci campagna elettorale, ma vediamo le cose concrete da fare. E però io aggiungo questo. I partiti ci devono mettere la faccia, perché io ricordo che già col governo Monti i partiti, nonostante la situazione di emergenza, non vollero metterci la faccia e, diciamo, passata la bufera, siccome riformare è molto complicato perché bisogna confrontarsi con pezzi di società italiana a cui chiedere il cambiamento, e questo è il motivo per cui i partiti non hanno avuto il coraggio di farlo, o ci si mette la faccia o non si faranno le cose. E quindi, se vogliamo essere seri e non ipocriti, bisogna che i partiti ci mettano la faccia, si assumano la responsabilità e abbiano il coraggio. Ho 50 secondi, però voglio dire a Gianni Riotta, che è appena uscito un post di Grillo, che dice che nella nomina a presidente del Consiglio di un membro della Bilderberg il 25 aprile è morto, nella grassa risata del piduista Berlusconi in Parlamento il 25 aprile è morto, e così via, e però non ha avvertito Crimi, perché Crimi invece sta festeggiando il 25 aprile. Io ho letto adesso il tweet di Grillo, io non sono d'accordo, penso che il 25 aprile sia vivo nella coscienza degli italiani antifascisti, sia vivo nella Costituzione repubblicana, e penso che sia vivo anche in tanti milioni di italiani che hanno votato Beppe Grillo. Probabilmente è morto per lui, ma ha passato troppo tempo in televisione i valori antifascisti, repubblicani qualche volta non arrivano. Grazie, io ringrazio tutti voi, vi ricordo il libro di Gianni Riotta, Il web ci rende liberi, leggetelo, capirete qualcosa in più di quello che ci sta capitando. Grazie a tutti i miei ospiti, ci vediamo domattina alla stessa ora qui per capire chi saranno i ministri del nuovo governo. Forse domani avremo qualche notizia in più, no? Dice Fabrizio D'Esposito che è difficile. Sarà lunga e tortuosa. Noi saremo qui comunque. A domani.